Ben trovati, nuova tier list stavolta sulla band Youth2, altra band storica dopo quelle che abbiamo già affrontato e band con una notevole discografia, 14 album in studio e stasera ci concentriamo soltanto su questi, non andremo a coprire quindi purtroppo devo dire Live Under Blood Dress Sky, che considero uno dei momenti probabilmente più alti della discografia della band di Dublino. Prima di iniziare con la nostra tier list di quest'oggi voglio ricordarvi al solito le istruzioni e sono quelle di mettere un like a questo video sono quelle di lasciare sempre un segno del nostro passaggio, anzi in questo caso proprio del vostro passaggio. E poi, ovviamente, vi chiedo di iscrivervi al canale, di cliccare il campanellino che vi consente di ricevere tutte le notifiche ogni qualvolta un nuovo video venga pubblicato. Poi c'è una lunga lista, che è quella che vi faccio scorrere in questo momento mentre vi racconto come si può diventare dei sostenitori attivi di questo canale. Molte persone, eh, ma possiamo essere molti di più, eh, stanno dando una mano a questo canale per raggiungere degli obiettivi che possano permettere di eh, espandersi e quindi di magari lavorare sulla, prom sulla promozione oppure sulla produzione. E eh, ci sono due maniere: c'è la maniera di Patreon, ovvero attraverso una sottoscrizione mensile si può pagare una quota fissa e sostenere questo canale. La quota fissa è la cifra più bassa del mondo perché parliamo di un euro, anzi un dollaro, quindi meno di un euro al mese. Praticamente una cifra veramente irrisoria. E invece l'altra formula è quella di eh, poter fare una donazione spontanea invece su PayPal. Se ci tieni, sostieni, scegli tu il modo per sostenere questo canale e questo è lo slogan. Allora, voglio iniziare immediatamente perché non voglio che diventi una puntata eccessivamente lunga. Lo dico sempre, poi magari non ci riesco, però questo in realtà è nelle mie intenzioni di oggi. Dicevamo 14 album in studio per questa storica band che per un lungo periodo è stata la più importante band del mondo, non tanto per l'influenza ma quanto per i numeri, per il successo e eh, tra gli anni 80... Negli anni '90 ha praticamente dominato in assoluto per più di dieci anni. Ora, non sempre gli U2 sono stati. Uh congrui alla stessa scelta musicale. Anzi, ci sono state forse tre fasi musicali nella storia di YouTube. La parte iniziale, contraddistinta dalla musica wave, la parte centrale, contraddistinta dall'influenza americana e quindi una ricerca anche musicale più eh, spaziale, più particolare, contraddistinta dal lavoro di produzione in teamwork insieme a Dalia Lanois e Brianino e una terza parte di, diciamo... Eh, anzianità della band eh, che è diventata una macchina da pop da pop più tradizionale eh, anche se poi i numeri sono stati sicuramente inferiori per questa svolta almeno fino a che ci sono state le vendite dei dischi ma fino a un certo punto e poi vedremo perché è il momento di iniziare e quindi iniziamo dal eh, primo disco in assoluto di questa band che eh, viene pubblicato tanti 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 anni fa, nel 1980, un anno dopo la nascita della band che nel giro soltanto di un anno eh, dopo la formazione riesce a farsi fare un contratto a essere firmata dalla Island Records, quindi è un'etichetta molto molto importante e questa band formata da quattro elementi, Bono Vox alla voce, eh, The Edge alla chitarra Adam Clayton al basso e Larry Mullen Jr. alla batteria con fortissime influenze che vengono dal mondo del punk e dal mondo della Wave, pubblica il primo album che si intitola Boy 1980. Un disco eh, di genere, Bah, tutto quello che viene dopo il punk e che prende dal punk viene definito post-punk. Io tendo a definirlo più genere wave perché nel mondo delle chitarre, nel mondo del basso e soprattutto nel modo di suonare la batteria di Larry Mullen Jr. che sarà una delle caratteristiche di questa band nel delineare e definire il suono, mentre Diege sarà più o meno sempre uguale a se stesso, mentre Bono sarà più o meno sempre uguale a se stesso, salvo l'utilizzo del falsetto dall'album Acton Baby in poi. Eh, per quanto riguarda Adam Clayton sarà sempre lo stesso, la differenza la fa proprio la batteria di Larry Mullen Jr., batterista estremamente talentuoso, non di grande tecnica, ma precisissimo e soprattutto di grande fantasia. Negli anni eh, produttori come Daniel Lanois hanno speso parole di grandissimo applauso per uh, questo batterista. Anch'io mi sento di dire che uh, Larry Mullen Jr. sia forse uh, l'anima musicale uh, che meglio insieme a The Edge definisce il suono degli U2 e lo caratterizza. Con un altro batterista la musica sarebbe stata completamente diversa. Poi è un disco di. Uh, non tantissime canzoni, perché in, in tutto sono 11 canzoni. Però per i tempi non sono poche, ma la durata è 42 minuti, è un disco abbastanza corto. È un disco secondo me straordinario, una delle migliori eh, uscite in generale di questa band che si presenta nel migliore dei modi dopo una serie di demo. Le versioni in studio di quello che veniva fatto in demo sono assolutamente più efficaci, sono più centrate, le canzoni sono assolutamente migliori. I Will Follow è eh, una canzone che ancora adesso è un momento fondamentale all'interno dei loro live set. Mi sento spendere delle parole per Twilight, una delle canzoni migliori in assoluto della produzione degli U2. Anche a Dub, il gatto nero. Eh Into the Heart è una splendida canzone lenta, Out of Control è un uh, inno, uh, Stories for Boys. Allo stesso tempo, con la sua batteria uh, un po' sincopata, uh, rappresenta un grandissimo momento. A Day Without Me è forse uno dei momenti più pop all'interno di questo disco. The Electric Co. Uh, fa la fortuna del disco dal vivo, Under the Blood the Red Sky, e poi si chiude con Shadows and Tall Trees. È un disco assolutamente centrato, ehm, una produzione anche, devo dire. Ottimale per quanto Steve Lillywhite lavori con uh, delle risorse limitate, però inizia questa collaborazione che dura per i primi tre album tra Steve Lillywhite e gli, gli U2 che creano un suono che album dopo album tende ad evolversi. Ma per l'importanza di questo disco io inserisco Boy nella categoria oltre di questa band. Passa pochissimo tempo e ai tempi le band non facevano passare molto tempo, si va all'ottobre del 1981 proprio con l'album che si chiama October, non a caso la uscita viene fatta proprio in quel mese per un album che porta questo titolo. È un disco un po' meno centrato questa volta, la produzione è sicuramente migliore, c'è sempre Steve Lily White come dicevo prima che firma i primi tre album fino a War, ma... In generale, eh, la, se da un lato ci sono dei momenti più interessanti, allo stesso tempo secondo me manca eh, quell'ingenuità eh, quell dell'avere tutto il tempo che uno ha e vuole per poter scrivere il primo album nella fattispecie è soltanto un anno dalla formazione nel 79 fino alla pubblicazione di Boy nel 1980 però si, si sente in questo caso che devono fare il seguito di Boy ne esce un buon disco complessivamente però non è un disco totalmente centrato nonostante all'interno ci siano delle ottime canzoni Gloria eh, è un una buona canzone che si inserisce nella uh, tradizione di titoli di tutte le canzoni importanti, eh, soprattutto britanniche e non solo, che si intitolano Gloria. I Fall Down è uno dei momenti più belli, secondo me. Through break through Wind è un pezzo abbastanza, abbastanza pop. Rejoice è un'ottima canzone, sempre molto aggressiva. Si va più verso il suono di war in questo disco. Sono le prove generali di quello che poi succederà con War. Fire, anche, eh, mantiene queste stesse caratteristiche. Tomorrow è una uh, canzone uh, molto bella dedicata alla madre di Bono Vox. October è forse il momento musicalmente più alto di tutti e due gli album uh, al momento. Forse il, uh, uh, il momento più struggente al pianoforte suonato da The Edge, di una composizione di una band che vuole dimostrare di poter saper, di saper scrivere cose anche diverse e ci riesce perfettamente in una canzone molto concentrata, ma eh, all'interno con tanta sostanza. With a Shout Jerusalem non è tra i momenti migliori di questo, di questo disco, Stranger in a Strangeland anche, Scarlet più o meno, Is That All anche, il disco cade, diciamo, verso la fine e un pochettino si perde. Inserisco eh, questo album nella categoria C'è di Meglio, perché in realtà di October hanno fatto molto meglio di YouTube. Nel 1983 invece c'è una svolta di successo notevolissimo per, uh, per la band, parliamo uh, di, di vendite comunque importanti, 11 milioni di copie in tutto il mondo rispetto ai 3.600.000 di October quindi un boost pazzesco, dovuto a che cosa? Dovuto sicuramente a un suono molto più raffinato, sempre prodotto da Steve Lillywhite non voglio ripetermi, ma l'approccio è più rock, c'è meno post-punk, c'è meno new wave, c'è più un, un approccio dritto da rock, rock chiaramente del 1900, degli anni 80. Si registra sempre in Windminley Studios di Dublino. Ormai sono la casa vera e propria degli u e chi ama gli u lo sa bene, e sono anche meta di pellegrinaggio tutt'oggi. Nell'83 esce questo disco, trascinato da due canzoni che sono eh, anche ancora oggi architrave eh, dei live set della band di Dublino, ovvero Sunday Bloody Sunday e New Year's Eve. Ma non di sola Sunday Bloody Sunday e di New Year's Eve si compone questa canzone. Spendiamo due parole su Sunday Bloody Sunday, una canzone del tutto innovativa per il pattern di batteria, anche in questo caso. Larry Mullen Jr. fa la differenza. Ha un riff molto semplice, basato su un, un arpeggio di tre note di The Edge. Va a inserire uh, un, uh, una batteria marziale uh, da parata, da guerra, uh, che in realtà deve uh, dare questo tono perché. Si parla e si rievocano i fatti della... Famosa Sunday, Bloody Sunday, dove durante una manifestazione vennero uccisi svariati manifestanti dalla polizia britannica. È una, uh, è una canzone che uh, fa veramente la differenza. Ha una composizione che è tutto tranne che pop. Basti pensare al fatto che si fermi a un certo punto, verso la fine della canzone, per poi riprendere e riprendere ancora con il ritornello. Una struttura sicuramente inedita anche in questo caso. Gli YouTube di questa fase wave hanno un coraggio da vendere. Riescono a proporre situazioni che non sono uh, tradizionali, soprattutto la band non va a cercare sovraincisioni, quindi quello che senti è quello che poi viene rifatto normalmente dal vivo, si cerca di non costruire un qualcosa che poi... Uh, Possa suonare più scarno nel momento in cui si va a fare un approccio live e la band lavora benissimo su questo. Escono diversi singoli, sono ben quattro i singoli che escono: c'è anche uh, Two Hearts Be This One, una canzone estremamente pop, non tra le mie preferite, ma c'è anche Forti che per tanti anni, fino a tutto al The Joshua Tree Tour, eh, rappresenta la chiusura di tutti i loro concerti con questo lungo canto How long uh, to sing This song. E Uh, C'è lo scambio tra l'altro di uh, strumenti per, uh, uh, per i vari musicisti, quindi, uh, con l'eccezione di Larry Mullen Jr. e di Bono, che restano rispettivamente alla batteria e alla voce, si scambiano gli strumenti Adam Clayton e The Edge, e uno alla volta escono. Chi ha visto YouTube in quegli anni sa bene di che cosa sto parlando. Le canzoni. Si inizia proprio con Sandy Bloody Sandy, seguita da una canzone capolavoro che purtroppo non finisce nel live Under the Blood Red Sky, ma finisce nella videocassetta, nel VHS di Under the Blood Red Sky. Peccato perché l'esecuzione è meravigliosa, ma la canzone in generale è splendida ed è la canzone Seconds. New Year's Day è un'ottima canzone, Like A Song è uno dei momenti secondo me più affascinanti, più alti, più potenti della produzione degli U2 di sempre. È a mio giudizio una delle più belle canzoni che abbiano mai scritto. Drowning, Drowning Man è un po' la risposta a Tomorrow di ottobre, più o meno lo stesso tipo di mondo The Refugee non è male ma è un po' troppo pop e si rifà un po' troppo alla produzione di altre band di quel momento, Towards Be The Swan su questa mi sono già espresso prima Red Light non è male, Surrender è un grandissimo brano e tira la volata a Forti che conclude in maniera uh, messa in maniera sospesa un album che mi inserisco senza che uh, senza dubbi uh, mi freggio di inserire nella categoria oltre della produzione della band nel 1984 quindi l'anno dopo, sono attivissimi sono estremamente fertili gli, gli U2 e fanno uscire, cambiando totalmente stravolgendo l'impianto non solo produttivo ma anche sonoro e compositivo fanno uscire l'album di Unforgettable Fire questa volta la produzione è una produzione molto più ricercata, innanzitutto si spostano dai Windbin Lay Studios e eh, finiscono a Slane Castle eh, quindi vanno a registrare un po' come eh, fecero i Le Zeppelin all'interno di un edificio, in questo caso un castello, proprio per sfruttarne eh, la grande sala da ballo che ha dei riverberi naturali molto interessanti. E si affidano alla produzione di Brian Eno e di Daniel Lanois. Quindi, due eccellenze per quanto riguarda la ricerca musicale, e si va verso proprio una direzione musicale completamente diversa. Non si sente ancora molto forte l'influenza americana, però si sente che qualcosa anche tematicamente di americano c'è e c'è nei contenuti dei testi. L'album è uno dei dischi eh, più belli e più riusciti della band, che continua a sfornare dischi uno migliore del precedente. Salvo... October, che forse è il primo caso, diciamo, interrompe un po' questa catena virtuosa, nel caso di uh, Unforgettable Fire si fa un grandissimo passo avanti. E uh, la produzione è molto più eterea, con molti più elementi, ecco, qui sì che invece le sovraincisioni rubano la scena, perché? Perché sia la Noa che Ino suonano e stendono tappeti, soprattutto sonori, che vengono da uh, tastiere. Uh, o, eh, diciamo, eh, altri, altre strumentazioni. Eh, questi, que questi mondi sonori che vanno a sostenere e creare questa magia eh, sulla quale eh, invece disegna le sue trame di Edge con la sua chitarra, e soprattutto Bono eh, inizia a cantare in una maniera molto più ricercata, sfruttando al massimo la potenza della sua voce. Ne esce un disco <coughs> sicuramente fantastico dove a sort of homecoming è un uh, momento uh, eccellente tra l'altro um, seguirà questo album un ep che purtroppo non, non possiamo commentare dal titolo Wide Awake in America dove c'è forse la versione più bella di Sword of Uncoming che è quella dal vivo che viene fatta poi nella torne di The Unforgettable Fire una versione probabilmente migliore più corta, più, più, più diversa perché non, non rispetta esattamente la struttura dell'originale ma uh, è una canzone di grandissima efficacia Pride per quanto è un momento estremamente pop ha un successo straordinario uh, e è difficile riuscire a evitare di parlare di questa canzone dedicata a Martin Luther King. Non è l'unico momento dedicato a Martin Luther King al quale viene dedicata anche la chiusura dell'album con la canzone MLK, appunto, l'acronimo, le iniziali del nome e del cognome eh, e del middle name di Martin Luther King. Wire è una canzone potentissima, la terza traccia è una canzone estremamente efficace, eh, tiratissima con questa... Eh, chitarra che poi un domani sarà la stessa struttura per esempio di canzoni come, come, come Where the Streets Have No Name, e poi si va di Unforgettable Fire, probabilmente il momento più eccelso di musicalmente mai scritto fino a questo momento dalla band. Promenade è una canzone estremamente bella, eh, di grandissima atmosfera, senza ritmica. Arriva dopo Unforgettable Fire a chiudere il primo lato e a creare un tessuto che possa essere sostegno per l'apertura poi della, eh, della seconda parte del disco, che si apre ancora una volta con qualcosa di musicale, Fourth of July dopodiché esplode Bad, 6 minuti e 10 di capolavoro di una canzone sull'eroina che eh, diventerà poi il pilastro della loro performance nel 1985 alla Live India Summer Sky è una canzone che sembra un po' wire come tipo di costruzione, anche se più morbida. Elvis Presley in America è una canzone di totale improvvisazione per quanto riguarda la linea vocale e è il testo di Bono e anche in questo caso si parla di Elvis Presley dell'America e vedremo che questo tema ritornerà più spesso The Unforgettable Fire è un disco che senza dubbio secondo me fa parte giustamente della categoria Oltre disco che tra l'altro vende un complessivo di 8 milioni eh, e 100 mila copie quindi fa, è un passo indietro rispetto a alle vendite di War per 3 milioni, ma in realtà è quanto di meglio per costruirsi una grossissima credibilità dal vivo ed arrivare al momento della pubblicazione nel 1987 di The Joshua Tree da band con l'hype più grande del mondo. E nel 1987, proprio grazie ai eh, peregrinaggi negli Stati Uniti dovuti alla tournée, Estenuante di The Unforgettable Fire che porta tra l'altro anche in Italia, per esempio, la data a Milano al Palatro Sardi uh, Gli U2 hanno uh, una epifania incredibile. Confermato il team produttivo, la Noa e Ino uh, ci si sposta questa volta perché uh, si torna alla Windmill Lane parzialmente. Ma uh, in questo caso, sia i temi: che la musica sono quelli che fanno veramente il salto di qualità. La musica è sempre più ispirata agli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti diventano il centro, il fuoco della loro attenzione. Lo sono subito nella copertina, la copertina in Arizona, nella Joshua Tree Valley, eh, con tra l'altro l'artwork affidato al grandissimo Anton Corbin, che firma, secondo me, non solo una delle copertine più belle nella sua estemporaneità della sua produzione, ma anche. Eh, un intero concept di design del disco, anche per quanto riguarda la inner sleeve e tutto quello che c'è dentro ad accompagnamento, più belli è questo simbolo dell'albero dell stilizzato, albero che non esiste più tra l'altro perché, perché è caduto. Uh, sono iconografia pura, uh, anche il tour che ne consegue vede questo albero aperto proprio nel fondale del palcoscenico. Il disco è un disco di perfezione estrema. Le tracce sono una più bella dell'altra. Il primo lato è un, è un lato di perfezione. Si apre con Word Streets e Vnoname, quanto di più epico abbiano mai composto fino a quel momento gli ehm mai The Edge si era spinto a una perfezione compositiva e una sintesi perfetta del suo modo particolare, terzinato in questo caso di suonare la chitarra e di usare l'effettistica eh, così perfetto. E quello che lui costruisce quasi potrebbe rendere perfetta Streets da strumentale, ma poi c'è la voce di Bono che rende il tutto estremamente più bello. I See haven't Found What I'm Looking For è il primo momento dichiaratamente americano della band, un gospel, è un gospel chiaramente suonato a modo loro. E poi Widow With Without, Widow With Without, you, la canzone probabilmente più evocativa di tutta questa prima parte di produzione degli U2 è probabilmente uno dei momenti anche più eccelsi della storia degli U2 con un una chitarra molto speciale che viene usata che genera un feedback costante e questo feedback costante, questa intuizione di Daniel Lanois eh, crea quel tappeto sonoro eh, sul quale poi si va a costruire una coda musicale eccezionale e l'esplosione prima della coda della voce di Bono Vox che raggiunge i livelli più alti. Ma poi si arriva a due momenti che sono straordinari, Bullet the Blue Sky e... Running to Stand Still, da un lato, una canzone che parla di El Salvador, che parla del Centro America, con una fortissima denuncia e con un modo di eh, suonare la chitarra da parte di The Edge, soprattutto nelle parti di solo, che eh, sembra quasi evocare delle coltellate, delle stilettate. Eh, dei flash, dei lampi, come se fossero delle pugnalate ma allo stesso tempo un bombardamento. E, allo, e, e questa batteria eh, marziale costante con queste rulla, eh, rullate di solo rullante di Larry Mullen Jr. che eh, sostengono la canzone in una maniera perfetta e la rendono veramente esplosiva. E poi la quiete di Running to Stand Steel, canzone ancora una volta che dopo Bad si occupa di eroina. E che racconta perfettamente uh, Seven Towers, una zona di Dublino uh, colpita, particolarmente colpita, dalla epidemia di, di eroina degli anni Ottanta. Il secondo lato, non meno bello assolutamente, si apre con Red Deal Mining Town, una canzone capolavoro. Uh, con uh, forse uno degli apici canori di Bono Vox che prende note quasi impossibili. In, In God's Country, altro singolo di questo disco, forse è uno dei momenti, se proprio volessimo andare a fare le pulci a questo disco, meno efficaci, ma comunque lo è estremamente. Trip Through Your Wise è un pezzo dove viene introdotta anche l'armonica a bocca, quindi altro momento fortemente americano della band. One Thrill invece è uno dei momenti più struggenti, perché? Perché dedicati a... Louis Carroll che era il Rodi, di eh, il tecnico eh, di palco degli U2 nella fattispecie di BonoVox che eh. Muore eh, durante un, un, una commissione che gli viene chiesta dalla band stessa. Muore in un incidente stradale, un ragazzo eh, di origine Maori eh, a cui viene dedicata questa canzone fantastica che si chiama One Tree Hill. Che purtroppo non viene eseguita se non una volta sola nel The Joshua Tree Tour. Eh, ce n'è una testimonianza negli outtakes di Ratholyn Ham del film. Eh, e, e poi viene ripresa fortunatamente nel, nel periodo più recente dell'attività live del la Band e poi la chiusura stratosferica, exit, canzone magistrale, è una eh, Wither Without you rallentata praticamente con il BPM tirato indietro. Che, che va, funziona su questo giro di basso incessante, sempre lo stesso, stupendo, eh, con la differenza anche in questo caso creata al solito dal grandissimo Larry Mullen Jr. E poi la chiusura Mothers of the Disappeared, ovvero la canzone dedicata alle madri dei desaparecidos argentini. Un. Un disco di grandissima consapevolezza, il disco più alto della produzione di questa band, che appunto continua a crescere, continua a mettere dischi, uno più importante dell'altro, proprio per la storia della musica. È un disco che indubbiamente per me finisce nella categoria oltre. Ne segue una tournée gigantesca tra il 1987 e il 1988 e proprio nell'88 eh, gli U2 rilasciano un bizzarro disco doppio accompagnato da un film diretto da Phil Janou che si intitola Rattle and Ham ehm, ed è un disco metà dal vivo e metà in studio un esperimento piuttosto strano eh, registrato eh, nei Sun Studios quindi eh, nella, nella casa di Elvis Presley, eh, quindi a, a Memphis nel Tennessee, eh, ma eh, registrato in tanti, in, in, in tanti posti diversi. Eh, per esempio al Point Depot di Dublino, dove poi lo stesso anno faranno un capodanno memorabile, eh, un concerto memorabile, ma all'interno di questo gigantesco... Eh, eh, stabilimento, warehouse, con tetti altissimi e spazi infiniti, registrano alcune delle canzoni di questo disco. La produzione è affidata a Jimmy Iovine, credo che si pronunci così il suo bizzarro nome che in italiano sarebbe Iovine, ma il disco è tutto tranne che un disco a fuoco. Ripeto, è una stranissima sequenza di canzoni dal vivo alternate a momenti in studio non una parte dal vivo e una parte in studio ma proprio c'è l'alternanza quindi c'è la cover, si apre con Helter Skelter, cover piuttosto efficace del famoso brano del White Album dei Beatles uh, Van Diemen's Land che in realtà è un momento super americano uh, della, um, della della produzione uh, degli U2 e brano che vede di edge alla voce Desire, brano appunto registrato nei Sound Studios è il momento più rock and roll della band e poi eh, per quanto riguarda le inedite c'è Silver and Gold che in realtà tanto inedita non è infatti viene es eseguita dal vivo era il lato B mi pare di Where the Streets Have No Name quindi eh, chi comprava i tempi i singoli già conosceva questa canzone Angelo Varlem eh, insieme a Uh, no questa non è insieme a nessuno è la canzone che canta, che canta l'epopea le, di Billie Holiday uh, è forse uno dei momenti più belli ma sicuramente più estranianti per chi viene dal suono di, di Unforgettable Fire di Joshua Tree parliamo proprio di influenze totalmente uh, soul americane uh, e poi When Love Comes to Town insieme a B.B. King anche in questo caso blues e soul messi insieme soprattutto il blues però riescono a mettere insieme dei momenti molto importanti. Heartland è uno di questi, è una canzone straordinaria che gira sul basso di Adam Clayton con una voce particolarmente ispirata. E uno degli altri momenti più belli è All I Want Is You, proprio a chiudere il disco, un singolo che è caratterizzato dal video girato da Fellini con tema circense, con... Quindi, con nani, elefanti e, e, e clown, diventerà eh, un pezzo iconografico. E forse anche in questo caso diventerà il salvadisco eh, di quest'album. Che mi sento di inserire nella categoria C'è di meglio. Ora la band si prende una bella pausa, tre anni di pausa, e in questi tre anni la band ha delle difficoltà compositive notevolissime, non riescono a scrivere. Si ritrovano a Berlino nei famosi Ansa uh, Studios, quelli famosi per aver ospitato David Bowie, per aver ospitato anche i Queen, essere stati studi maledetti, per esempio, anche per alcune band, perché non sono riuscite a tirarne fuori nulla di buono, ma più per l'atmosfera di Berlino negli anni Ottanta che non per altro. E gli u 2 si ingolfano mentre sono all'interno di questi studi e cercano di scrivere il disco che... Deve essere il seguito non tanto di Rattle hum, quanto di The Joshua Tree, perché il seguito di The Joshua Tree in realtà gli youtuber non lo hanno ancora scritto. Sono poche le idee, quelle poche idee sono particolarmente confuse e sono particolarmente lunghe. Durante eh, delle prove di una delle poche canzoni quasi interamente scritte, che, che è Even Better Than The Real Thing. C'è un piccolo momento di assolo da parte di The Edge che viene notato e carpito mentre sono talmente disperati che ri riascoltano le registrazioni incessantemente per cercare di capire se c'è qualcosa di buono. Alla produzione siamo tornati con Dalli Lanois e Brianino. Ma attenzione, perché c'è Flood, anche che è il tecnico, un giovane Flood che diventerà poi l'artefice, per esempio, di Songs of Faith and Devotion dei Depeche Mode oppure di Violator Flod anche sente che c'è qualcosa di interessante in quella parte di Assolo c'è un giro in particolare piuttosto semplice ma quel giro eh, fatto da Do, Re maggiore, Fa e Sol qualcosa suscita scusate, La minore, Re, Fa e Sol qualcosa suscita e decidono di prenderlo, di isolarlo e farlo diventare terreno canovaccio per l'improvvisazione di Bono Vox, Bono ci improvvisa sopra e quella canzone diventa One. All'improvviso vengono salvati totalmente da quella canzone, vengono riportati immediatamente in patria ai Windmill Lane Studios, quindi in un luogo più confortevole e si riparte proprio da quello che hanno scritto, da quella canzone incredibilmente straordinaria. Che sono riusciti a comporre per il rotto della cuffia e da lì si riparte per costruire il suono del resto del disco. E il disco ha un suono che negli u non c'è mai stato. Il disco ha un suono che è fortemente estraneante, soprattutto per chi mette la puntina sul disco e lo ascolta per la prima volta. Perché Actum Baby, appunto del 1991, rappresenta una svolta pazzesca. Innanzitutto. La copertina, sempre affidata ad Anton Corbin, vede eh, degli, eh, degli U2 molto più eccentrici come look. Eh, sarà forse una strana fissazione di Anton Corbin, l'abbiamo visto anche con l'Ode dei Metallica: quello di eh, truccare i musicisti delle band, però questa immagine diciamo che nel 1991 non è così estraneante è estraneante per chi comunque ha lasciato gli u duri e puri eh, della tournée di Unforgettable Fire ma che comunque qual eh, qualcosa ha sentito scricchiolare con Rattle and Hum e l'album eh, si apre in una maniera molto strana anche da un punto di vista sonoro la canzone è eh, su Station è una canzone estremamente strana perché la chitarra di Diege non è più la chitarra di Diege è una chitarra con fuzz con distorsori, è una chitarra quasi digitale diventa una chitarra molto più ricercata e la canzone è bella ma non è bellissima è strana e poi è seguita da Even Better Than The Real Thing che ha questo ritornello incessante ma spesso anche fastidioso ma si arriva alla terza traccia che è One il momento in cui chiunque viene preso e rapito dalla svolta di questo disco. Una canzone che, proprio come loro avevano sentito eh, che c'era qualcosa dentro di molto particolare, bene anche chi ascolta non può non rimanere turbato da questa canzone, coinvolto, perché ha una struttura crescendo, propria anche per esempio di Wither Without, you, ma in una maniera completamente diversa. E eh, diventa veramente senza fiato perché non ci sono le pause musicali e anche il giro, il suono è un suono con il rullante molto più in faccia. C'è una ricerca anche sonora, propria anche di quegli anni dove gli strumenti tendono ad emergere di più rispetto all'impastone a cui si era abituati, soprattutto con le precedenti release, quelle più dense, ovvero di A Fire e di Joshua Tree. Segue Until the End of the World, ottimo pezzo, soprattutto dal vivo, e un'altra ballata straordinaria, Who's Gonna Ride Your White Horses, canzone secondo me abbastanza bluseggiante ma fantastica, canzone da 10 lode per questo disco. E la stessa cosa si può dire per Soul Cruel che conclude il primo lato. Il secondo lato si apre con il primo singolo, la prima cosa che gli youtuber ci fanno ascoltare di questo disco, che è una canzone veramente stranente, non solo per la canzone insieme, ma anche per il look di Bono Vox, si presenta con degli occhialoni che infastidiscono non poche persone. E anche la canzone infastidisce molte persone. E Dead Fly, una canzone che dovrebbe dare credibilità e struttura ad Acton Baby, in realtà toglie credibilità iniziale che poi viene riconquistata proprio con quella terza traccia, con One. Anche Mysterious Ways è una bella canzone, ma secondo me è una canzone troppo eccessivamente pop, eccessivamente lontana dal mondo degli U2, che si rifanno con uh, Trying to throw your arms around the world e con questa sequenza magistrale di Ultraviolet, Light My Way, Acrobat e Love Is Blindness, che chiude il disco, che sono secondo me il trittico, insieme a One Who's Gonna Ride Your Wild Horses, più importante di questo disco. Che dire, per tanti è il disco forse più importante della storia degli U2, io non credo che possa essere così, per aver amato gli U2 già da prima, um, non credo che questo disco possa avere un'importanza maggiore di The Joshua 3. Ha sicuramente un'importanza, quella di cambiare il passo, cambiare la direzione degli U2 che per tre dischi continuerà ad essere questa. Sono famosi per essere eh, band da trilogia e, e infatti mi sono reso conto di essermi totalmente dimenticato. Zuropa. Allora, adesso però ci arriviamo a Zuropa. Sono band da trilogia perché? Ehm, Boy, October e War hanno tutti e tre lo stesso suono e l'uno è un perfezionamento del suono precedente. The Unforgettable Fire. The Joshua Tree e Rattle and Hum sono un'altra trilogia, è il momento americano della band, è una svolta sonora. Con Acton Baby inizia appunto la svolta. Uh, Tecnologica forse, e soprattutto la svolta, la svolta del falsetto di Bono Box che inizia a essere usato sempre di più, e per molti anche questo può essere un motivo di dissonanza, un motivo comunque di criticità, eh, non da tutti presa nel migliore dei modi. Inserisco l'album Actum Baby, non me ne vogliate, ma questo è il mio giudizio e dovete farvene una ragione, e comunque siamo aperti al dibattito, nella categoria. Buon disco, è un ottimo disco, sicuramente, ma non ritengo che possa in nessuna maniera essere il momento più importante di questa band che ha fatto cose migliori. È un gran disco, ma non è sicuramente non è sicuramente il miglior disco della band. O oh, ne segue una tournée molto bella lo Zoo TV Tour, che li porta ancora di nuovo nello Stadio Flaminio, tra l'altro per due date di questa, anzi per tre date di questa tournée italiana ad aprire i loro concerti ci sono uh, i a, al secondo disco perché era appena uscito Versus e mh, propongono uno show che eh, proprio così come il disco è super tecnologico insomma del, de, di quella tournée si è, detto, si è detto fin troppo ma siamo qui a commentare l'album Proprio nei giorni precedenti, o il giorno stesso mi pare. Eh, il 5 luglio del 1993 della, erano 4 e 5 luglio le date del date romane del dello Zo TV Tour proprio il 5. A sorpresa prodotto da Flood, da Brian Brianino e The Edge esce l'album che nessuno si aspetta. Che si intitola ZUROPA Un disco. Eh, secondo me fondamentale. Che eh, Rappresenta uno dei momenti forse più liberi artisticamente di questa band. È un, è un figlio spurio di Actum Baby, ma è un figlio spurio che quasi rinnega suo padre per crearsi una sua forte identità. Ed è forse grazie proprio alla produzione diretta di Flood, che in quel momento sta facendo i numeri con i Depeche e non solo. È un disco che suona benissimo e che ha all'interno dei momenti di grande, ripeto, di grande libertà artistica, di grande artisticità di questa band. Perché anche lì dove, per esempio, c'è un abuso di falsetto, pensiamo alla canzone Lemon, arriva a essere percepito come qualcosa non di fastidioso, perché di pop all'interno di questo disco c'è molto poco. C'è in Dead is gonna pay for your crash car, uh, c'è in Some Days are Better Than Others, ma... Per quanto riguarda il resto, questo disco è un disco, secondo me, straordinario. Numb è la versione evoluta di The Fly, ed è una versione molto più interessante per l'effetto che viene usato sulla voce di The Edge. Zuropa è una canzone straordinaria come apertura, bellissima. È un qualcosa che gli YouTube fino a quel momento non avevano mai scritto. Babyface è una buona canzone, questa piuttosto pop e Lemon, per quanto sia un pezzo pop, è un pezzo delirante delirante nelle chitarre, delirante nella ritmica e nei delay applicati alla ritmica delirante nel modo di cantare ma tutto questo delirio rende Lemon una canzone straordinaria e poi c'è il momento più alto, forse Stay Far Away So Close brano che eh, diventerà poi a sua volta la... Colonna sonora uh, del film di Wim Benders uh, Così vicino, così lontano, Far Away So Close, uh, tradotto in italiano, Così vicino, così lontano, ma uh, è una canzone che ancora adesso credo sia nella top 5 delle migliori canzoni in assoluto uh, della band di Dublino. The First Time è in realtà una sorta di Running to and Steel parte seconda. Dirty Day è una buona canzone. Ma poi si arriva al momento. Secondo me, più, più impegnativo di, di, di questo disco. Che è la canzone di chiusura The Wanderer insieme a Johnny Cash. Canzone assolutamente straordinaria. Assolutamente straordinaria. È lì che nell'apertura e nella chiusura del disco prima traccia e decima traccia, gli two spingono veramente verso. E si spingono verso. Uh, dei territori che non avevano mai toccato fino a quel momento. Inserisco Suropa di diritto, di diritto, nella categoria grandisco. Nel 1997, dopo una bella pausa che si prendono anche perché nel frattempo nel mondo della musica succede un po' di tutto, escono con, e ci mettono soprattutto due anni per registrarlo, escono con il terzo disco della loro trilogia che chiude poi questa parentesi tecnologica che si chiama Pop, um, trilogia formata appunto da Acton Baby, Zuropa e Pop. Pop è un disco invece secondo me non particolarmente riuscito, è estremamente riuscita l'operazione di marketing perché eh, beh, il disco venderà tantissimo, pensate che dai 18 milioni di Acton Baby si passa ai 7 milioni di Zuropa, quindi praticamente meno della metà. E con Pop invece, insomma, tre volte Platino, disco che fa dei bei numeri in tutto il mondo e soprattutto produce una tournée iconografica, quella con eh, una sola gamba della M di McDonald's, la tournée più pop, appunto, in assoluto eh, degli U2. Ma anche il disco, però, è forse eccessivamente pop. Accompagnato dal singolo di uscita Discotech, che è uno dei momenti se già si era rimasti straniti. Da Actun Baby, è uno dei momenti forse più estranianti per un fan degli u che veramente non riesce a malcelare, eh, cioè deve malcelare lo scontento, e si apre proprio con quella canzone. E a parte MoFo, a parte uh, If God Will Send His Angels, è un disco prodotto da AWB, quindi c'è una svolta diversa, si va, beh, vanno a prendere un produttore di elettronica. Che fino allora aveva lavorato con Bjork, quindi aveva fatto dei lavori che con la storia degli 2 non c'entravano niente. Ma sono al solito gli youtuber che vogliono stare al passo con i tempi moderni. E con, pur mantenendo appunto Flood, eh, gran parte della produzione viene affidata appunto anche a Weeb che firma alcune delle canzoni che secondo me sono veramente eh, più, più deboli. Playboy Mansion, If You Wear That Velvet Dress, uh, Wake Up That Man. Ci sono delle canzoni che sono molto buone. Mofo è un'ottima canzone. Apre uh, la tournée uh, nel migliore dei modi. Staring at the Sun è un'ottima canzone, anche se un po' troppo pop. Gone è una splendida canzone. Miami è una bella canzone, ma che è strana per la produzione degli youtube. Please è una grande canzone. è Una uh, richiesta di uh, pace. Uh, nei territori dell'Ulster, eh, nei territori del, dell'Irlanda del Nord e eh, in, generale, in generale è un disco che eh, fa molto rumore per nulla. Secondo me, tanto fumo ma poco arrosto. E mi sento di inserire questo disco nel, nella, categoria, nella categoria. Ma, perché neanche nel c'è di meglio? Posso metterlo? Secondo me, questo qui è un disco. È un disco al quale non torno mai, faccio molta fatica a tornare a, questa, a questo disco. Nel 2000, tre anni dopo, gli U2 si riprendono in qualche maniera quello che era loro. Si riprendono da Léonard e Brianino, e tornano agli Windmill Lane Studios e cercano di ricreare, un po' come i Metallic Saint Enger, il suono dei primi U2 quindi quelli di Boy War e October, però in realtà sono molto diversi, ci provano ma non ci riescono perché le composizioni sono per la prima volta delle composizioni di pop rock tradizionale. E forse la cosa che suona di più è proprio il tradizionale, perché non c'è neanche più la sperimentazione della seconda, di, di quest'ultima parte, di quest'ultima trilogia, appunto. Non c'è niente che possa essere paragonato a Zuropa, ma neanche a Pop. C'è il Pop, è un Pop adulto, è un Pop di chi sa scrivere belle canzoni, di chi è molto maturo artisticamente per poter scrivere delle ottime canzoni, come per esempio Stuck in a Moment, You Can't Get Out Of. Canzone splendida, ma canzone stucchevolmente Pop. Canzone splendida ma stucchevolmente diversa rispetto agli u 2 Sono gli U2 che diventano una band di ottimi mestieranti del pop. Beautiful Day è una buona canzone, ma è una canzone che, per chi ha amato gli U2 una volta, non può bastare. Non basta più. Serve per chi gli U2 non li conosceva. Serve per chi gli U2 li ha conosciuti grazie ad Actum Baby. Allora, questa. Può essere percepita forse come la loro seconda trilogia. Elevation è una canzone rock molto spinta, buona per il clubbing, ma. per i club in rock, eh? non, non diciamo club in dance, ma niente di più. Walk On è il primo momento probabilmente serio. Kite è una discreta canzone. Little Wild è una canzone del tutto dimenticabile. Wild Donny Peace on Earth è. When I Look at the World altrettanto New York è una buona canzone Grace è una discreta canzone e poi c'è questo capolavoro che si chiama The Ground Beneath Her Feet che viene inclusa invece soltanto nelle edizioni eh, UK irlandesi, australiane e giapponesi ma eh, chiaramente poi avrà una diffusione anche nel resto del mondo uscirà come singolo ed è una canzone straordinaria straordinaria mi permetto di inserire comunque questo lavoro in un gradino più elevato rispetto a pop. Perché in quell'essere quell diventati mestieranti, però, c'è tanto mestiere e c'è un ottimo mestiere. Ci sono composizioni che, secondo me, da un certo punto di vista tra i due dischi tendono a essere migliori. In realtà non ne sono troppo sicuro, però lo inserisco, lo inserisco nel CD meglio. Nel 2004, gli YouTube Mestieranti fanno uscire il loro undicesimo disco in studio, prodotto ancora da Sibili White, anche se, anche se ci sono delle produzioni addizionali, c'è un grande minestrone di produttori perché viene aggiunto Jack, Nif Jack Knife Lee che... È è proprio del mondo diciamo elettronico barra dance Nelly Hooper che ha fatto le fortune per esempio dei Massive Attack c'è ancora Flood, c'è Daniel Lanois, c'è Brianino, c'è chiunque sono in tanti a cercare di resuscitare un album che in realtà all'interno è molto molto fiacco. E ancora non siamo ai livelli di fiacca che riusciranno a battere poi più avanti. Vertigo a uno dei momenti più what the fuck in assoluto della storia del, degli, degli U2. Perché Bono all'inizio canta in spagnolo, declama in spagnolo 1, 2, 3, 14. E chiunque abbia un po' di. Amor proprio non arriverebbe mai a tanto. Evidentemente, l'amor proprio di Bonovox. in quegli anni, in quel momento, non deve essere esattamente alle stelle, ed è, mamma mia! Veramente un momento molto, molto particolare. Le migliori canzoni sono: secondo, secondo me, Love and Peace or Else. Bella canzone, City of Blinding Lights, che tuttora resta una grandissima canzone, secondo me. Però poi. È il disco di Miracle Drug. È il disco di una canzone di uno stucchevole da diabete, come Sometimes You Can Make It On Your Own. Yahweh è una roba inascoltabile. Vertigo l'ho già detto prima, buon pezzo sempre da clubbing rock, ma pezzo veramente sconvolgente per quanto sia triste. Miracle Drug, dove. C'è un pezzo di testo dove. Ecco, perché anche nei testi gli youtube iniziano a perdere colpi Bono inizia a perdere colpi in una maniera incredibile. Riesce a scrivere che la libertà ha un odore. Come se. Com lo, stesso, lo stesso odore che ha il, la testa, la nuca di un bambino. Di un bambino appena nato. Di un bebè. What the fuck? A Man and a Woman, altro momento impressionante di turbobuonismo di Bono Vox che cerca di raccontare il mondo delle donne in una maniera di un, di un retorico veramente impressionante. Secondo me questo disco uh, inizio del declino, diciamo... Conclamazione, ecco se il precedente era l'inizio del declino e forse Pop è stato l'inizio del declino, c'è cioè chi dice che Nam sia stato l'inizio del declino, però Zuropa è stato un gran momento secondo me. E in questo inizio del declino qui siamo proprio alla malattia conclamata, quando vai dal medico e ti dicono guarda che... Ai giorni contati, e infatti, gli youtuber avranno i giorni contati. Da un punto di vista creativo, e infatti, nella 2009, il dodicesimo disco in studio, prodotto da Ino Lanois e Lily White. Quindi, il meglio del primo e del secondo momento, il meglio dei primi tre dischi e il meglio dei secondi, dei secondi due si ritrovano in studio uh, per uh, un altro album uh, francamente sconcertante che si chiama No Line on the Horizon. Uh, intanto, uh, mamma mia, allora, intanto perché c'è il tentativo di lavorare inizialmente con Rick Rubin. Quindi anche lì sono una band che sta invecchiando che cerca di prendere i produttori di intercettare il gusto delle nuove generazioni ma non ci riesce iniziano a lavorare con Rick Rubin e poi eh, che Dione Scampi si vanno a rifugiare tra le braccia conosciute di Eno la Noir e di Steve Lee White è un disco dove boh faccio fatica anche a trovare dei momenti buoni Magnificent è un bel momento Mo... beh è un momento emozionale ma è la stessa pappa trita e ritrita è la stessa canzone ormai da diversi anni e poi ci sono dei momenti che sono folli get on your boots è un momento di follia e tra l'altro scelgono sempre i singoli peggiori I'll go crazy if I don't go crazy tonight è una delle canzoni più devastanti della produzione di degli... YouTube un momento Veramente di, 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 di grandissima perplessità. Unknown collar, Inascoltabile. La stessa title track, No Line on the Horizon. On the Horizon è una canzone inascoltabile. Disco che non può non essere nella categoria, ma sarebbe nell'inascoltabile, ma c'è di peggio e soprattutto non sono tutte inascoltabili. Perché poi si arriva a Songs of Innocence che già presenta una copertina particolare. Allora, innanzitutto la prima copertina era la copertina più semplice del mondo, un po' tipo Steal this album dei System of a Down, ovvero uh, la busta, diciamo, del, del disco con scritto semplicemente YouTube, niente di più. Uh, allora, intanto l'operazione commerciale legata a questo disco è folle perché è il primo disco che ci viene imposto, ovvero è il disco che nell'espansione nell massima dell'iPod e di iTunes, tutti ci ritroviamo gratuitamente nella nostra collezione iTunes e nel nostro iPod, obbligatoriamente, e non si può cancellare. Ce l'abbiamo tutti, è una forzatura assurda, non lo, non lo compri, ti viene regalato. E questa mossa è una mossa che veramente suicida un po' come Metallica con Napster eh, per fare bene si finisce per fare male e pensano che questa possa essere una buona idea Per se non lo comprano non glielo facciamo comprare glielo diamo però almeno gli daranno un ascolto perché comunque è gratis e tutto quello che è gratis a cavaldonato non si guarda in bocca in realtà no, in pochi guardano nella bocca di Songs of Innocence è un disco fallimentare prodotto da Danger Mouse quindi si va sempre verso produzioni più pop Paulette Worth sempre più pop Flood che gli dà una mano per ogni tanto per cercare di salvare il salvabile ma il disco è micidiale micidiale forse il momento migliore è Sleep Like a Baby Tonight bella canzone devo dire una bella canzone per questi vecchi che cercano di fare i giovani ed è pazzesco è pirandelliano eh, Sembra veramente la vecchia signora di Pirandello che si agghinda a giovane e viene irrisa da tutti, da tutte le persone che la, interc la intercettano per strada. Ma ci sono dei momenti che sono pazzeschi. C'è questo disco punk annacquato: This is where you can reach me now, vulcano. E poi c'è quel ritorno al falsetto. Di Lemon in Sleep Like a Baby Tonight, che per quanto sia una buona canzone, un momento bello, è rovinata purtroppo da questo falsetto ostinato di Bono. Che onestamente, nel momento in cui perde potenza, uh, va su questo, su questo sulla versione soulful di Bono, che è una versione terribile. Songs of Innocence per me è un disco che finisce nella categoria. Ma ah, e nel 2017 si arriva all'ultimo album dell'U2, Songs of Experience, come se si fosse sentita la mancanza per una sorta di risposta a Songs of Innocence, ma così hanno voluto fare. Eh, anche qui Jack Knife Lee, eh, produzione di un milione di persone, Paul Epworth, Danger Mouse ancora, c'è di tutto, ma c'è il, il, il peggio del pop, o il, forse il meglio del pop, per fare un disco che poi popolare non sarà mai, e anche in questo caso il fallimento è veramente eh, pazzesco. Innanzitutto perché ci sono i featuring, Heim, Kendrick Lamar, Lady Gaga, cercano in qualsiasi maniera di rianimare il cadavere, ma non ci riescono. E anche con i beniamini del pubblico, Kendrick Lamar eh, della. Adesso vi dico come si chiama la canzone eh, insieme, insieme a lui, che non me lo ricordo a memoria. Ve lo dico subito. Ve lo vorrei dire subito. Uh, non me lo ricordo qual è il titolo della canzone. Adesso <ride> la troverò. Vi chiedo scusa, ma uh, non mi ricordo a memoria tutte quante le canzoni. Uh, il Kendrick Lamar che si sente in... Uh, in questo, in questo disco è, un, boh, è, un, è veramente non, non è lo stesso del, del suo album. You're the best thing about me. È una canzone al solito stanca. e Esce veramente poco da questo, da, da questo disco esce poco, eh, anche a livello di singoli esce poco a livello di canzoni che poi faranno parte della loro setlist o comunque dell'immaginario degli U2 anche di un ipotetico The Best al, cre al quale credo che prima o poi dovremmo di nuovo tornare a prepararci dopo quelli usciti alla fine degli anni 90 allora che dire di Sons of Experience allora American Soul? scusate la canzone adesso mi sono ricordato c'è il tentativo di fare un po' Bonivère con il vocoder uh, In Love Is All We Have Left, ma è un tentativo veramente quasi da, da, da imitatore. È un Bono che diventa Gigi Sabani. Mi fa molto riflettere. Summer of Love è una canzone che sembra un brano di, di Lana Del Rey, ed è chiaro che Bono ha ascoltato la musica di Lana Del Rey e vuole cercare di fare quello. È un patchwork. Mal riuscito di tentativi goffi, imbranati di suonare come tutto quello che nel 2017 era influente, quindi, da, dal vocoder di Bonivera alle atmosfere di Lana Del Rey all'utilizzo di Kendrick Lamar, o heim. Ma non ci riescono mai. È un disco che non salva il salvabile, tant'è che poi gli YouTube devono ritornare ai fasti, all'immaginario di The Joshua Patrick con la tournée. Anche questa, secondo me, è discutibile e fallimentare. Non in termini di numeri, ma in termini proprio di resa e di quello che viene messo su eh, di un'operazione nostalgia che, francamente, a me che c'ero nel 1987 allo Stadio Flaminio, quel 28 di maggio. 27 di maggio, non... su di me non può fare effetto e quindi ho avuto la tentazione di prendere i biglietti e poi me lo sono visto tutto su Twitter. Avevo gli accrediti, non ci sono voluto andare perché me lo sentivo. L'ho visto tutto in diretta su Twitter nei vari... nei vari streaming che venivano fatti e ho soltanto capito che avevo fatto la cosa migliore. È una band che purtroppo ha vissuto un gra... una grandissima parabola e... e poi è diventata una macchietta, è diventata la prese in giro di se stessa purtroppo soprattutto per colpa di Bono per colpa dei suoi testi eh, sempre più retorici eh, sempre più da e non c'è rompere scatole Bono soprattutto perché ormai i messaggeri sono altri i portavoce sono diventati altri e quindi la sua credibilità è sempre inferiore e un Bono che è diventato macchietta anche per tutti i suoi personaggi, per quello che è stato negli anni, per come è uscito dall'unico personaggio credibile e vero che era quello della Evade, che era quello della tournée di The Joshua Tree. E quindi dispiace che intorno a YouTube ci sia quasi una maledizione, ci sia un pensiero negativo di chi ormai associa al brand e al nome qualcosa di scadente ed è un peccato perché come vedete nella cima, nel top di questa classifica. Tra il 1980 e il 1980, il 90, il 90, almeno diciamo l'87, 88, gli due hanno scritto alcune tra le pagine più incredibili, più memorabili, più storiche, più belle della musica contemporanea. Bene, questa è la mia tier list, fatemi sapere che cosa ne pensate voi, quali sono le vostre opinioni, naturalmente eh, ho provato a farla breve, non ci sono riuscito troppi dischi, un'ora. Però spero che non sia stata noiosa e voglio sapere che cosa ne pensate voi. Quindi riempite la sezione commenti con le vostre tier list. Qua sopra vi apparirà questa scritta, in realtà appare qui, no credo di qua, appare qui con la i. E se cliccate qui vi appare un menu a tendina che vi consente di votare il vostro disco preferito degli YouTube e quindi poi per me anche di avere le idee chiare, ma nella sezione commenti potete scrivere tutto quello che volete. Vi ricordo di lasciare un like se questo video vi è piaciuto, è molto importante e soprattutto di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivare le notifiche con il campanellino se non lo avete ancora fatto e se volete farlo e non lo avete ovviamente ancora fatto, diventare sostenitori attivi di questo canale a un costo bassissimo. Su Patreon il costo è soltanto di un dollaro al mese, praticamente un caffè che mi offrite ogni mese per poter io creare questi video e poter creare questa interazione su un canale dedicato a chi ama la musica da parte di chi la musica la ama in maniera febbrile, come potete vedere. Bene, volete eh, essere più generosi perché vi sentite invece ricchi e molto più generosi? Usate PayPal e potete fare una donazione invece totalmente libera. Per me è tutto, ci ritroviamo alla prossima tier list e ai prossimi video, videi, videos di questo canale. Ciao a tutti.